Vuoi acquistare crediti? YBY è quello che fa per te. Utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Utilizza anche il codice MALATI15 per avere l'8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giovi Spo dello staff di Noi Malati di Foot e bentornati sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella play review di Slimani nella sua versione in form. Voglio partire dal primo pro che tutti noterete già in carta, ovvero il fisico, per la precisione la forza fisica, 88 generale con 90 resistenza, 86 forza e 85 aggressività. Aggressività che è buona, resistenza anche, ma io ho dato una forza fisica davvero imponente. Poi è alto 188 cm, quindi se uniamo questi due valori noteremo che è veramente forte, forte fisicamente. Un altro pro è la potenza tiro e il posizionamento. In generale fanno parte del suo tiro che è 82 con 92 posizionamento, 82 finalizzazione, 89 potenza tiro, 71 long shot, 85 tiri al volo e 78 di rigori. Io personalmente in long shot gli avrei dato almeno un 80 e gli avrei dato un 71-75 in tiri al volo. Devo dire che il posizionamento è molto molto buono anche in virtù del suo work rate alto alto, che è un work rate più adatto per un centrocampista. Devo dire lo ottiene sempre in posizione, finalizzazione giusta, perché quando è li sbaglia i tiri. Potenza tiro che è veramente devastante. Altro pro e ultimo pro è il colpo di testa, 90 generale con 89 elevazione e 94 precisione di testa. In pratica, se riuscirete a colpirla di testa con questa carta, con questo giocatore, state per certi che riuscirà a segnare ed impensierire il portiere avversario con il suo colpo di testa. Analizziamo invece i suoi contro. Due stelle skill che fanno parte del dribbling, che in generale è 71 con 66 agilità, 58 equilibrio, 81 riflessi, 73 controllo palla e 69 di dribbling. In pratica non è un giocatore agilissimo, il suo equilibrio però viene controbilanciato dalla sua forza fisica, che gli permettono di rimanere in piedi, ha un controllo palla accettabile e un dribbling che è così e così. Un altro pro è la sua accelerazione, in generale è 73 di velocità con 69 accelerazione e 76 velocità scatto. In pratica la sua partenza, il suo sprint iniziale non è proprio dei migliori, ma poi raggiunge una velocità accettabile. I suoi passaggi non sono niente di così particolare, 61 generale con 71 visione, 46 cross, 70 passaggi corti, 49 passaggi lunghi e 66 di effetto, ed ha 47 in calci piazzati. Ha 3 stelle piede debole che devo dire non sono né un pro né un contro, infatti di destro, che è il suo piede preferito, e di sinistro riesce a far impensierire il portiere avversario, infatti mi ha fatto anche 2 o 3 gol di mancino. Io l'ho usato in un 3-5-2 ed in un 4-3-3 e devo dire vi consiglio di provarlo come punta unica, perché come unica punta in un 4-3-3 o in qualsiasi altro modulo che includa un'unica punta, devo dire fa la differenza, perché questo è un attaccante che vi sfonda la difesa avversaria. Dunque ragazzi, siamo giunti alla fine, alla conclusione di questa play review, come al solito pro da una parte, contro dall'altro. Il mio voto finale per questa carta è un 7, io con lui ho realizzato 9 partite, 9 gol e un assist, l'ho pagato 12.000 crediti e devo dire vi consiglio di provarlo se avete circa 10.000 crediti ragazzi, non costa nemmeno tantissimo. Dunque ragazzi, la player review di Slimani in form termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque ragazzi, io Giovi Spo vi saluta e vi ringrazia, ciao belli.